Perché abbiamo scelto di chiamare la raccolta Primati? Perché è una raccolta di tutte le nostre canzoni più belle, ma è anche un insieme di 4 nuovi inediti che ci rappresentano a noi, che siamo la band dei primati. Ma nel senso delle scimmie. Sì, siamo stati anche i primi a fare tante cose, però sì, non è così interessante. Più interessante dire che siamo i primi della nostra generazione a suonare in un palazzetto dello sport che è il Paladozzo. È vero. E poi comunque ci siamo fatti anche il forum di Assago, che è niente male. È vero, che è niente male, insomma, è bello grosso. Che tra l'altro questi due show saranno dentro il DVD, dentro il disco di Primati. Quindi è questo è il motivo per cui si chiama Primati tutto il concept. Cosa possiamo dire delle partecipazioni all'interno del disco? Beh, oltre al brano che partecipa a Sanremo, che si intitola Una vita in vacanza, c'è cioè Facile, che è un pezzo che abbiamo fatto insieme a Luca Carboni. Gli abbiamo scritto un messaggino di auguri di Natale, gli abbiamo mandato il pezzo, gli è piaciuto tanto e durante le vacanze di Natale ci siamo trovati in studio da noi a Bologna. Ma non abbiamo fatto il ragù? Non abbiamo fatto il ragù perché non c'è stato tempo, abbiamo fatto tutto un po' al volo, però lui era molto contento e noi ovviamente tantissimo. E poi c'è Fare mattina, che è un altro inedito, un pezzo molto pop che anche un po' strano per noi, ma di cui siamo molto contenti. Che e ha lui... scritto completamente Carrot, cioè nel senso sì, la genesi è completamente colpa sua. Colpa mia. Ed è una figata. E poi c'è Sono così indie, in cui sono racchiuse tante partecipazioni di audio messaggi di WhatsApp, che sono il male moderno, però noi li abbiamo usati per metterli dentro un pezzo, che è una riedizione di un nostro cavallo di battaglia vecchio. E chi c'è? J-Ax, Jay Ovanotti, Nina Zilli, Giorgio Mastrota, con la J, Giorgio, Mara Maionchi, Max Collini, e il Canal. Che partecipano a questa riedizione appunto di un pezzo che è un primato, così tanti featuring. Sì, cavolo, è un grande primato. Cosa hanno significato per noi i due palazzetti dello sport? Okay. Beh, il Paladozza è stato il primo palazzetto della nostra vita, oltre che il palazzetto della nostra città. Ho suonato a 50 metri da casa. Siamo andati in un palazzo dello a sport. Suonare in bicicletta. Cosa io che ho suonato dove ho vinto un sacco di scudetti, sono contento. Hai vinto tu? Lui? Io da abbonato ho vinto gli scudetti. Quando ti fava. E dove Lodo invece ne ha persi. Ne ha persi altrettanti quasi. Tanti, ma questi sono... sono discorsi di basket che non c'entrano, perché noi siamo andati nei Parasport senza meriti sportivi. È vero. Per fortuna. Senza meriti in generale. No, con dei bei meriti, dai, ci siamo voglia. Andati. Abbiamo fatto delle conquiste. E il Paladozza, il primo della nostra vita e della nostra città, è stata la prima conquista. La seconda conquista è stato il Palazzo dello Sport, forse più importante, no, però comunque un tempio anche della musica italiana. Un bel simbolo, come il Forum di Assago. E è stato poi l'inizio di un nuovo percorso del disco nuovo. Ed entrambe comunque hanno segnato uno sforzo importante e anche una bella scommessa, perché li abbiamo autoprodotti, cioè nel senso, esatto, che non c'erano le multinazionali a foraggiare. Abbiamo deciso noi i prezzi, quindi siamo diventati poveri per questo. Più poveri di prima. Per questo. Però abbiamo fatto dei grandi festoni, che è il motivo per cui facciamo quello che facciamo, riuscire a creare aggregazione e socialità. E se il posto è più grande, c'è più aggregazione e socialità. C'è più gente. E c'è più gente, noi siamo più felici.